Quando sono arrivato in studio ero venuto per un altro tipo di problema, quindi non pensavo di dover fare nulla ai denti del giudizio, ero venuto per una questione di allineamento. E poi la dottoressa mia Martina mi ha detto insomma, che devo fare un'estrazione di entrambi i denti del giudizio inferiori perché erano cariati. E io inizialmente ho pensato, a parte che avevo paura dell'estrazione in sé, però ho detto, boh, non mi danno fastidio adesso, non ho dolore, non ho un problema in questo momento perché dovrei toglierli. Quello che mi faceva paura in realtà era sia l'estrazione in sé, perché lo vedevo come un intervento invasivo, dove magari, so, con il rischio di andare a toccare i nervi o comunque come un'operazione di fatto, e sia il post, nel senso che immaginavo, so, 2 settimane con la faccia gonfia e senza poter mangiare, insomma, un'immagine abbastanza drastica della cosa. E, niente, la dottoressa Martina mi ha spiegato appunto come sarebbe andata, quali sono gli esami che avrei dovuto fare prima dell'operazione, dell'estrazione, come si sarebbe svolta l'estrazione, qual è il protocollo che ci sarebbe stato dopo. Quindi in questo senso mi ha dato tutte le informazioni su come sarebbe andata, però io lo stesso ho detto all'inizio, no, se non sento che c'è un problema adesso, però la lasciamo lì, rimandiamo un attimo. Nel frattempo è passato un anno e ho fatto tutto il mio trattamento e sono arrivato adesso quasi alla fine, direi. E diciamo che quello che mi ha fatto cambiare idea, oltre a quello che mi è stato spiegato su come funziona, che mi ha un po' tranquillizzato, è stato anche come sono stato seguito, diciamo, e come ho visto lavorare lo studio durante quest'anno in cui sono stato seguito durante il mio trattamento. Quindi, diciamo, visto. Sono stato seguito con cura, attenzione e competenza, e questo mi ha fatto dire, cioè, mi fa venire voglia di affidarmi proprio e di dire: ma se la dottoressa mi ha detto che va fatto, allora vuol dire che andrà fatto. Lei poi non ha più insistito, devo dire, non mi ha. C'è sempre stata questa cosa lì in sottofondo, come dire: sì, questa cosa sarà da fare, ma io non ero convinto, e invece adesso che sono arrivato verso la fine del mio trattamento, diciamo che invece ho quasi voglia di farlo quanto prima possibile, nel senso, non vorrei lasciare un Perché qualcosa di incompiuto sì, scusa. e vorrei dire sì, ok, finisco il trattamento, che ho fatto tutto quello che c'era da fare e che mi sono affidato alla dottoressa che mi ha detto tutto quello che andava fatto per concludere il mio lavoro, ecco, il lavoro da fare su di me.